Allora, se sei veramente così, dammi tante esperienze dei libri di ripristino. Ti amo, ma che cosa? Adesso ciurma, c'è un plot twist assurdo. Ma XDefcon abbiamo scoperto che usa le app. Hola ciurma, benvenuti in questo video. Sto facendo l'intro dopo aver registrato il video e vi posso dire che è uscito un troll bellissimo. Non potete immaginare cosa è successo. Detto questo, lasciate tutti quanti tanti mi piace, perché purtroppo altri video così non posso andarli a fare, perché appena vedranno questo video non posso andare a fare di un altro troll. Pertanto voglio veramente un sacco di mi piace. Vi ricordo ragazzi che oggi pomeriggio alle 18 sarò in live sul sito Viola, link qua sotto in descrizione e anche nel primo commento. E detto questo, possiamo iniziare subito. Ok ragazzi, eccoci qui, sono con un altro account e dentro al server abbiamo Fukuro, Street Dog e poi ci sono io con un altro account appena creato. Allora, praticamente qual è lo scopo di oggi? Fukuro è il mio complice, a breve se ne andrà via e ha fatto entrare soltanto Street Dog, che sarebbe Karim, che andremo a breve a trollare. Cercheremo di corromperlo, perché quale sarà la storiella di questo scherzo? Che io sarò un nuovo sub, ma sono anche un hacker e quindi ho i permessi sul server. Diciamo che posso andare in creativa, givare oggetti eccetera, quindi il mio scopo sarà quello di corromperlo per vedere se dirà la verità agli altri oppure se si terrà lui questo segreto. Lui sarà la prima cavia, vediamo se poi ne avremo bisogno anche di altre. Casomai possiamo far entrare anche un'altra persona e vedere se entrambi manterranno questo segreto. Quindi iniziamo subito. Allora, scriviamo subito tipo: ciao, sono un nuovo sub, grazie per avermi messo in whitelist. Attenzione, subito ci vuole essere il nostro amico. Vuoi un piano nella mia torre? Dice a me. Vediamo un pochettino. Sì, ok, va bene. Raga, sta andando alla grande, attenzione. Anzi, facciamo una cosa. Oh, te lo faccio gratis addirittura. Quindi, ok, ok, ma noi ci andremo a sdebitare in qualche altro modo. Eccolo qui, eccolo qui. Io mi metto FK che devo studiare. Domani ho una verifica, a dopo. Appunto, su qui il nostro canale su Fukuro, che è mod del server, andrà FK. Quindi a breve quitterà e saremo soltanto io e lui. Quindi ok, ok, ciao Fukuro. Io adesso gli scrivo su Telegram di quittare. Guardate, già mi ha dato del cibo. Grazie. Ok, allora entriamo nella sua torre. Ok, eccoci. Oh, ma guardate che bel lavoro che sta facendo. Ok, Fukuro è appena quittato. Siamo rimasti soltanto io e lui, la mia preda. Allora, vediamo un pochettino intanto cosa... Detto ci vuole regalare un piano della torre, quindi va benissimo. Purtroppo non ho ancora nulla. Vediamo un pochettino se ci dà qualcosa. Ti inizio il tuo piano. Ah, proprio iniziare a crearmelo già. Vediamo un pochettino. Ah, ecco qua. Sì, perché appunto vuole creare lui un piano per ogni sub. Una roba simile. È un progetto carino comunque. Guarda che già sta iniziando a costruire. Allora, questo piano è di un mio amico. Ok, il mio sarà sopra. Ok, ha detto sì ragazzi, bene. Non so se iniziare subito adesso o meno. Facciamo una cosa, iniziamo un pochettino, ok? Comunque, come ti chiami? Cominciamo a fare amicizia. Lui mi dirà, lui adesso mi chiederà il mio nome, però io non gli andrò a rispondere probabilmente. Vieni, ah, ok, non mi vuoi rispondere. Aspetta, si è fermato? No, niente. Ah, mi ha dato proprio il materiale per costruire il piano. Ok, devo pure lavorare, va benissimo. Vai, inizia diritto. Oh, raga, mi sta già schiavizzando. Guarda, ho visto tutto il legno. Grazie. Come ti chiami? Se bisogna di qualsiasi cosa, prendila. Oh, quanto è gentile. Karim, piacere. Ok, piacere. Ok, adesso un attimo ragazzi, sto qui, che ne so, un minutino in silenzio a costruire per non destare sospetti. E a un certo punto vi farò la domanda fatidica, ovvero se saprà mantenere un segreto. Nel frattempo noi ci costruiamo il nostro piano nella torre. Ah, quanto è rilassante ragazzi costruire tipo le cose così su Minecraft, tipo... È volato via. Ci ha lasciato. Beh, diciamo che adesso può essere il momento ideale per farlo ritornare, per fargli appunto la domandina tattica. Allora, Karim, tu sai mantenere un segreto? Non penso ci andrà a dire di no. Sì, ok. Allora, vieni qui.
ti faccio vedere una cosa. Un attimo. Ok, ok. Nel frattempo, ragazzi, ci pigliamo altri blocchi e continuiamo a costruire. Se c'è qualcos'altro. Legno. Ok, Dark Oak. E continuiamo adesso a costruire. Comunque, si stai chiedendo, ma perché siete soltanto voi due? Semplicemente perché noi ogni inizio settimana le cancelliamo la whitelist per far, per diciamo, sistemarla. E quindi rimettiamo tutti i player all'interno. Quindi permettiamo tutti i nuovi sub all'interno della whitelist. Di conseguenza, adesso, con la scusa, ci stanno lavorando i miei mod. Per ora è riuscito ad entrare soltanto Karim ed io, che sono appunto per lui un nuovo sub. Eccolo, eccolo qua. Che guarda. Comunque, comunque. Mi posso fidare? Ah, dica. Ok. Ok, ok. Diciamo che ho qualcosa di particolare su Minecraft. Se ti dico questa cosa, non la devi dire a nessuno. Neanche ad Emerald. Ok. Siamo proprio... Sì, sì, vai tranquillo. Attenzione, sì, vai tranquillo. Beh, ho le hack. Posso fare quello che voglio. Tipo, mantieni il segreto, ti riempio di diamanti. Li vuoi i diamanti? Oh, vai, raga, attenzione. Ma che fame ci sta? Cioè, ma raga, ma che cavolo? Ok, vai. Guarda per bene. Allora, guardate, ragazzi, game mode creative. Mi sono messo in creative. Oh, cazzo. Sì, raga. Ti amo. Ma cosa? Allora, prendiamo un diamante. Io l'ho troppato. Vediamo se viene a prenderlo. Guarda, 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 guarda. Raga, è una cosa... Uno? Ne vuoi di più? Raga, vi giuro su qualsiasi cosa che voi volete, non è una roba organizzata. Nel senso che lui non sta fingendo. Allora, però... Aspetta, però in cambio voglio qualche segreto di questa vanilla. Ok, ok. Attenzione, ma non è che sei un mod che mi stai testando? Aia, aia, aia. Come possiamo rispondere? No, no. Come sai, Eme ha detto che non vuole altri mod. Adesso si chiama vieni, ti do questi, così è sicuro che non dico bugie. Attenzione, raga, attenzione. Sta scrivendo qualcosa. Allora, se sei veramente così, dammi tante esperienze dei libri di ripristino. Oh mio Dio! Ok, bottle of enchant. Raga. Oh mio Dio. Ti amo. Ma che cosa? Raga, ma che cosa? Come ti chiami su Telegram? Aia. Beh, gli dico, ancora non sono nel gruppo Telegram. Però aspetta, non gli posso dire che non sono ancora nel gruppo Telegram, perché l'IP è soltanto dentro il gruppo Telegram. Facciamo finta di nulla, facciamo finta di nulla. Ok, ok. Ok, vediamo se vuole qualcos'altro. Dammi 3 shulker box gialle e libri ripristino e 5 litra. E adesso c'è il plot twist. E tu in cambio cosa mi dai? Non lo so, ok. Vabbè, hai tutto naturalmente. Non saprei se darti tutta questa roba. Poi diventa sospetto. Vediamo. Non saprei se darti tutta questa roba. Vediamo un pochettino. Allora, facciamo una cosa. Mi rimetto adesso, ragazzi. Allora, adesso sto... Aspetta, si chiama così. Vado un secondo. AFK. Ok, adesso ne approfitto un attimo per far entrare un altro player dentro, ok? Per vedere se mantiene veramente lui il segreto. Cacchio, è tornato Fukuro. Cacchio, cacchio, cacchio. Devo fare finta di niente. Bentornato. Ah, ok. Aggiunto, ragazzi, Gabiri adesso. Come gli ho scritto. Ok. Stai aggiungendo. Ah.
Scusate, devo solo aggiungere capire che mi tartassa. Oh, guarda, guarda, mi ha whisperato. Mi dai la roba? Ora torno a studiare, scusate. Ok, ok. Uff. C'è mancato poco. Adesso, ciurma, c'è un plot twist assurdo. Vi ricordate questo momento del video? Non saprei se darti tutta... Bene, adesso vi spiego per bene tutto. Il tour da questo momento in poi è durato ancora per altri 15 minuti. E dopo aver finito di registrare, sul gruppo Telegram dei sub appare questo file. Un file video mandato dallo stesso Karim. L'ho scaricato e adesso vi do un piccolo assaggio. John, se senti sto video che ti sto per mandare, allora non dirglielo che sono stato io, ti prego non dirgli che sono stato io, ma XDefcon aveva scoperto che usa le hack. Esatto, è proprio quello che state pensando. Da questo momento preciso, Karim ha deciso di fare il doppio gioco, registrando anche lui quello che stava succedendo per poi segnalarmi ai moderatori del mio stesso server. Ma non finisce qui, perché in questa stessa registrazione Karim chiama anche un suo amico per dirgli quello che stava succedendo. Gabriele, ascoltami bene, XDef. Ma questo, ragazzi, lo andremo a vedere in un prossimo video. Soltanto se supereremo i 2500 mi piace. E quindi, ragazzi, la prima parte di questo troll finisce qui. Ciao a tutti. Tu fai finta di niente, io tra 5 minuti arrivo. Ok, tra 5 minuti arriva, veloce perché ti devo far vedere la roba.